Proseguendo verso Gualdo, il paese si nasconde alla vista e lo si può individuare solo attraverso la guglia dell'antica torre che si staglia sullo sfondo dei Monti Sibillini. Gualdo si presenta come un castello i cui edifici sembrano serrati nella medievale cinta muraria, di cui rimangono tracce evidenti. Situato su un'altura a 652 metri sul livello del mare, propone paesaggi lontani e fantastici, specialmente quelli suggestivi verso i Monti Sibillini. Il nome deriva dal longobardo Wald, nel significato di bosco. Al secolo X risale la prima cinta di mura e al secolo XIV la successiva, con cortine in pietra arenaria. Delle cinque torri di rinforzo rimangono quelle successivamente utilizzate come abitazioni private, come quella di forma cilindrica posta nella parte ovest del centro storico. Il recente sviluppo urbanistico che è avvenuto sul lato sud del centro abitato non ha interferito con il tessuto edilizio storico, che pertanto ha mantenuto intatto il suo antico fascino. Gualdo possiede una rara testimonianza di mulino fortificato, situato sul fiume Tennacola, al confine con Sarnano, in un ambiente dal fascino tardo-medievale. Il mulino fu fortificato nel 1512 a causa di una diatriba sulle acque con il comune confinante e con il quale si arrivò allo scontro armato. Il mulino, in pietra arenaria, presenta tuttora i caratteri della fortificazione. Ponti levatoi, beccatelli, bombardiere. Lasciando Gualdo, torniamo ad immergerci nei variegati colori e geometrie della campagna, la cui ruralità continua a connotare ed a mantenere il paesaggio storico marchigiano.